Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Eccoci qui con un nuovo video e questo, come vedete dal titolo, sarà il video su come organizzare il diario scolastico. Questo però non è un semplice video sul diario scolastico, perché questo video è in collaborazione con Natasha, ovvero Study Break 2.0, ve lo scrivo qui. Abbiamo deciso insieme di collaborare e far uscire due video in contemporanea, infatti insieme a questo video è uscito anche il suo sul suo canale, vi metto il link del suo canale e del suo video in descrizione assieme al suo Instagram, quindi mi raccomando andate a iscrivervi e andate a seguirla se non lo fate già. Anche lei è una ragazza dolcissima e simpaticissima con la passione per la cartoleria come me e come voi che mi state guardando e come molti che mi seguono, quindi mi raccomando se non lo fate andatela a seguire su tutti i social e su YouTube. E abbiamo deciso di collaborare insieme e fare questi due video. Io vi parlerò appunto del diario e di come organizzarlo e di come appunto gestirvelo. Lei invece vi parlerà dell'astuccio, dei must have e di come organizzare il vostro astuccio scolastico al meglio. Quindi, detto questo, vi ricordo anche però di utilizzare il mio hashtag ItsMeganBTS sotto i vostri post e sotto i vostri video, soprattutto su Instagram. Anche Natasha mi sembra che abbia un suo hashtag, quindi mi raccomando usate pure il suo se mai ve lo scrivo qua. Quindi, detto questo, cambiamo inquadratura e partiamo col video. Allora, eccoci qui, come vi ricordate il mio diario, quest'anno ho preso il BU di Harry Potter, nonostante la scuola ci dia il diario, però lo dico anche qui, ho preferito prendere un diario mio perché appunto quella della scuola non è che sia tanto bello e quindi ho visto che la BU poi aveva fatto questo diario di Harry Potter che adesso si trova a prezzi veramente spropositati perché ho guardato anche io, però quando io l'ho comprato costava ancora 16 euro, quindi non l'ho pagato quelle cifre spropositate, fortunatamente, quindi sono contentissima di averlo. Comunque, allora, intanto vabbè, qui io l'ho decorato con i simboli della mia casa, ve l'avevo già fatto vedere anche su Instagram, poi non so se lo ridecorerò o lo cambierò, insomma, durante il corso dell'anno. Comunque, in questo video ora vi farò vedere un po' come organizzarlo, come decorarlo, ovviamente non vale per questo diario, ma vale per qualsiasi diario in generale che voi abbiate, quindi se avete questo, comics, smemoranda, qualsiasi tipo di diario, oppure anche uno fatto da voi, questi consigli sono generali, quindi valgono assolutamente per tutti. Allora, intanto apriamo la prima pagina, ovviamente qui non ho messo niente perché appunto lo lascio così, quindi andiamo avanti. Allora, come sempre nei diari, nelle prime pagine, ora qui ovviamente ho coperto perché ci sono le mie informazioni personali, però appunto c'è per scrivere nome, cognome, indirizzo, che l'indirizzo io penso, non so, non ho mai capito se si riferisce al tuo indirizzo o all'indirizzo della scuola, l'email eccetera. Qui sotto chiedeva anche che casa sei, però appunto non c'è in tutti i diari, quindi questo lo saltiamo. E un consiglio che io vi do, appunto, come vedete io l'ho scritto in rosa perché è il mio colore preferito, è un colore anche un po' che mi rappresenta, quindi magari per dare un po' più di decorazione al vostro diario potete scrivere le vostre cose all'interno, cioè i vostri dati all'interno con il vostro colore preferito, il vostro colore fortunato, oppure un appunto un colore che vi rende, che vi fa allegria, insomma qualsiasi cosa, giusto per dargli un po' più di vivacità e farlo sentire ancora più vostro. Poi, vabbè, c'è sempre il calendario, che è questo. Io sinceramente il calendario lo uso veramente, veramente poco. L'unica cosa che scrivo ogni tanto, ad esempio nelle date, con magari una penna colorata, ad esempio ora questa della Stabilo. Poi, ovviamente, le cose che io utilizzerò non le sto a specificare tanto, perché vedrete tutto nel video di Natasha di Study Break, quindi per vedere, ad esempio, se ho le penne o gli evidenziatori o quello, qualsiasi cosa, lo vedrete nel suo video. Magari potranno non essere della solita marca, comunque anche qui dipende, magari c'è a chi non piacciono queste e a chi piacciono le Stadler, quindi però le cose generali le vedrete nel suo video. Comunque, ad esempio, a me piace fare nel diario, adesso cerco il mio compleanno, mi piace scriverci ad esempio mio comple e scriverci, oppure ad esempio quello dei miei amici o appunto della mia famiglia. Però qui ad esempio potete anche tener conto di quanti giorni mancano alla scuola, oppure ad esempio scrivere quando rinizia, quindi ad esempio qui. Oppure ad esempio con un evidenziatore, adesso io ho questo qui rosa, stranamente, oppure con un evidenziatore cancellare ad esempio i giorni che sapete di non essere a scuola, ad esempio ho cancellato sabato e domenica, per vedere un po', diciamo, quanti giorni mancano e quanti giorni avete fatto, per esempio. Quindi anche qui è abbastanza libero, io faccio sempre così, quindi se poi avete altre idee commentate qua sotto. Poi dietro c'è sempre anche l'orario. Io un grande consiglio che vi do per l'orario, sì, di decorarlo, però di farlo quando avete appunto quello definitivo. Io in genere quello provvisorio, cioè quasi sempre lo scrivo prima con un lapis, perché l'orario appunto, almeno a me ad esempio, le prime settimane di scuola mi ha cambiato
molto, e quindi se l'avessi avuto scritto a penna avrei dovuto sempre cancellare col bianchetto e sarebbe stato orrendo. Quindi un consiglio che vi do è di scrivere prima tutto a lapis, poi quando avete l'orario definitivo o lo riscrivete a penna, o penna nera, penna blu, quella che volete, o colori, pennarelli. Però prima, mi raccomando, io vi consiglio di usare il lapis per non fare tanti pacciughi. Poi dopo appunto iniziano i giorni, che possono essere divisi in tanti modi, e io in genere, ad esempio, il segnalibro lo tengo sempre nel giorno in cui siamo, appunto, vabbè, questa è una cosa abbastanza logica, quindi ad esempio iniziamo a scuola alle 17 e ho messo il segnalibro nel 17. Poi come organizzo le pagine? Allora, le pagine io le organizzo, diciamo, in un modo abbastanza semplice. Una cosa che io faccio sempre e che vi consiglio è di scrivere in due colori diversi la materia e il compito. Ad esempio, io scrivo sempre la materia in rosso, qualsiasi materia, e i compiti che ci danno, qui ho scritto di portare gli esercizi delle vacanze, e i compiti o in blu o in nero. Questo ovviamente dipende se usate la penna blu o la penna nera. Comunque divido sempre materia rossa, questo sempre, esercizi in penna normale. Ovviamente qui ho solamente scritto esercizi vacanze, perché sennò mi veniva mezza pagina di esercizi di matematica. E una volta fatti, perché appunto li ho finiti tutti, vado a evidenziare con l'evidenziatore tutto quello che ho scritto, anche se è un mezzo paragrafo, io lo evidenzio tutto. In questo modo, ora vi faccio vedere un esempio dal mio diario vecchio. Ad esempio, vedete qua, avevo tutti i compiti scritti in rosso con la penna nera o penna blu rispetto a quella che uso. Ad esempio, uso blu per matematica e il nero per le altre materie. E appunto scrivevo, e una volta che ho fatto tutto lo vado a evidenziare in modo da sapere cosa ho fatto e cosa non ho fatto. Quindi quando io ho evidenziato l'esercizio so di averlo fatto, quando non l'ho evidenziato vuol dire che non l'ho ancora fatto, in modo tale da avere bene la visuale su tutti i compiti senza perderci mai niente, perché se io lascio tutto in bianco non so quale ho fatto e quale non ho fatto. Magari giocando sulla memoria si può sbagliare, magari mi sembra di aver fatto degli esercizi che in realtà non ho fatto. Quindi il consiglio che vi do è di evidenziare quello che fate. Poi potete usare lo stesso colore, potete usare appunto, come avete visto, diversi colori per pagina. Io preferisco fare diversi colori perché almeno ce l'ho un po' più visivo e me lo ricordo meglio. Poi però se volete appunto seguire un tema della pagina potete usare solo rosa, solo blu, solo verde e così via. Poi un'altra cosa che io faccio spesso è in basso. Allora, io in questo caso qui ho una banda bianca. Anche se non ce l'avessi, mi terrei uno spazietto in fondo, come ho fatto anche per il diario dell'anno scorso, che io in genere lo tenevo anche un po' più grande, quindi fate voi, per scriverci più che altro i miei impegni. Se ho impegni personali, tipo ho un corso dopo scuola, o se devo andare dal dentista anche addirittura, lo uso anche un po' come agenda. Quindi in questo caso io ci ho scritto che ho un rientro, però io in genere nella parte bassa metto anche impegni extrascolastici, impegni quindi dentista, parrucchiere, eccetera, impegni sia scolastici, quindi se ho dei corsi dopo scuola, o addirittura quando entriamo in ritardo, tipo se c'è l'entrata alle 10 io lo scrivo qua sotto, se entriamo alle 9 lo scrivo qui sotto, se usciamo all'una lo scrivo qua sotto. E quindi tutte queste cose in fondo. Invece un'altra cosa diversa che faccio è scrivere le verifiche e le interrogazioni. Come le scrivo? Queste le scrivo con una penna o con un evidenziatore, magari girato dall'altra parte, o con una penna colorata, oppure con un pennarello, oppure delle volte lo scrivo prima a lapis, perché anche le verifiche sono un po' mobili, nel senso magari vi dicono che un giorno c'è una verifica, poi c'è qualcosa e la spostate. Quindi io in cima alle pagine, quindi in questo caso ad esempio qua, ci scrivo in lapis o in penna verifica di mate, in questo caso ho scritto mate per dire matematica, e poi dopo quando so che è definitiva ci vado sopra a riscriverla alla quando poi so che è definitiva ci vado sopra a pennarello o a penna. Quindi e queste semplicemente con solo il pennarello, in modo da averle belle visibili, perché sono in cima alla pagina, so che c'è e la vedo anche bene, perché appunto è scritta grande in stampatello maiuscolo e con il pennarello. Poi una volta fatta la verifica semplicemente ci metto un segno di spunta accanto con lo stesso pennarello, in modo da vedere appunto che l'ho fatta, fine, anche se perché le verifiche comunque le dovete sapere prima. Un'altra cosa che mi piace fare però semplicemente per decorazione è andare ai compleanni e scrivere i compleanni dei miei amici. Se sono ad esempio appunto come in questo caso quest'anno il mio compleanno è di sabato, usare tutta la pagina. Oppure se il compleanno è durante i giorni infrasettimanali, anche quello lo scrivo o qua di lato o qua in fondo, sempre con qualche disegnino. Ad esempio ora lo scriverò con un pennarello, però in genere la cosa dei compleanni la faccio a casa prima di entrare a scuola.
Ad esempio, adesso qui scriverò mio compleanno. In questo modo, in modo così, giusto per divertimento, di ricordarmi dei compleanni dei miei amici. Vabbè, il mio me lo ricordo ovviamente. Dei miei amici oppure anche dei miei parenti, a volte scrivo quello di mia mamma, di mia zia, di mia nonna. E così, giusto per fare il diario in modo più carino. Poi, un'altra cosa che mi piace fare è prendere le pagine in fondo, intanto vi faccio un po' vedere anche com'è il diario di Harry Potter. Un'altra cosa che mi piace fare è tenere traccia dei miei voti. Perché ovvio c'è sì il registro online, però diciamo che per chi è come me che preferisce lo scritto, infatti se ci fate caso io tutti i miei appunti li scrivo a mano perché preferisco scriverli a mano che al computer, ora ovviamente qui ci sono delle pagine apposta, però se non avete queste pagine apposta ci sono le pagine in fondo libere per le note e voi potete prendere le pagine, dividerle e farvi tipo una tabella con la materia in cima. Ad esempio qui ci scrivi la materia. Dopo qui ci va la data e qui scritto oppure orale. Quindi ad esempio qui ci posso scrivere matematica, qui ci scriverò sotto le date, quindi ad esempio 19 settembre e qui siccome la verifica era una verifica scritta e qui ci metto il mio voto. Può andare sotto, ad esempio il 20 ottobre e la verifica stavolta era orale e quindi il voto orale. Poi una volta arrivati alla fine del pentamestre e quadrimestre, lo scrivete qui e qui ci fate la media e mettete la media dei vostri voti. E poi qua ricominciare di nuovo con la materia quindi cominciare il nuovo quadrimestre, il nuovo pentamestre con la materia. Se volete poi questo tipo di schema più dettagliato, fatemelo sapere nei commenti, così faccio una bozza su Excel oppure su un foglio e ve lo metto su Instagram, così potete averla tutti ed eventualmente se volete anche stamparvela. Adesso ci vediamo con la clip finale. Allora, questo era il video, spero che vi possa essere stato utile e che vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi dubbio, mi raccomando, non esitate a commentare o a scrivermi, come sapete, io cerco di rispondervi al più presto. Se non l'avete ancora visto, mi raccomando, andate a vedere il video di Natasha sul suo canale, vi ricordo che il link è in descrizione per vedere anche tutte le cose che ho utilizzato in questo video, magari non ci saranno quelle stesse precise, ma comunque in generale le cose sono quelle. Quindi mi raccomando, se il video poi vi è piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!